Oggi ricordiamo 141 anni dalla sua fondazione, il Corpo della Polizia Municipale di Pordenone. Diciamocela tutta, uomini e donne che quotidianamente, no, sono in prima linea. Il vigile urbano non più inteso come persona, insomma, dedita, no, a controllare il traffico, no, a punire giustamente gli indisciplinati, ma è anche baluardo tra la mala pianta e la pianta, insomma, che tenta di continuare a salire in modo corretto. È proprio questo credo che è da sottolineare, il fatto che come amministrazione stiamo veramente spingendo la città a capire che l'immagine dei nostri vigili non è quello che distribuiscono le multe per sosta vietata, è un corpo che si dà da fare per garantire quella qualità di vita e quella sicurezza che vogliamo. La sicurezza passa semplicemente attraverso il fatto che le regole vengono fatte osservare, questa è la verità. Quindi c'è stato questo sforzo di far capire che i vigili sono con noi in ogni situazione, dal controllo del rumore al controllo del traffico, ad aiutare i ragazzini la mattina ad andare a scuola, insomma a fare quelle cose che ci aspettiamo come cittadini. Siamo molto impegnati nel problema del disturbo della quiete pubblica, ma anche nelle problematiche spicciole che forse non appaiono agli occhi della gente comune. E mi riferisco anche a forti stati di tensione con soggetti che vengono considerati i cosiddetti deboli della strada, cioè pedoni e ciclisti. Noi abbiamo molte conflittualità perché i ciclisti non rispettano il codice della strada, sfrecciano da tutte le parti a velocità sui sottoportici, i pedoni attraversano dove vogliono col rosso e in questo caso sono gli automobilisti che si stanno ribellando. Avviso coloro che non intendono rispettare il codice della strada che dovranno subirne le conseguenze. Riconoscimenti per i suoi uomini e le sue donne quest'oggi. Fra i vari premiati oggi che hanno fatto cose importanti quest'anno c'è anche un mio maresciallo che si è impegnato particolarmente anche se era a fine servizio con il buio per ritranciare un animale, un cane che era stato abbandonato sulla zona della discarica di Valle Noncello. Lo ha trovato, era un cane che era stato bastonato, senza occhi, con le larve che gli uscivano che lo colpivano in tutto il corpo e gli uscivano anche dagli occhi, ma lui è stato lì, ha fatto arrivare i soccorsi veterinari e il cane è stato portato in struttura protetta dove è stato operato e adesso è ancora vivo e per questo mi permetta, sono piccole soddisfazioni anche per noi in cui possiamo dimostrare che non siamo coloro che fanno solo multe come magari ci definiscono e basta.